Migliaia di persone dentro uno stadio e non per una partita di calcio, ma per l'ultimo saluto a tre giovanissimi tifosi del Foggia, Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, rispettivamente 13, 17 e 21 anni, tragicamente scomparsi domenica sera a Potenza in un incidente stradale. Foggia che diventa un'immensa famiglia e riceve l'abbraccio di tifoserie giunte da tutta Italia e persino dall'estero. Commozione immensa all'interno di uno Zaccheria gremito, trasformato da luogo di divertimento a cattedrale. La morte di Gaetano, Samuel e Michele sbatte in faccia un'amara realtà. La morte esiste e fa parte della vita, ha detto nell'omelia il vescovo di Foggia, Monsignor Ferretti, che ha celebrato la funzione. Istituzioni presenti al gran completo. In tribuna il presidente della regione Michele Emiliano, poco distante il sindaco di Foggia, episcopo. Sul prato il ministro dello sport Andrea Bodi, accompagnato dal prefetto di Foggia Valiante. Ritrovarsi dolorosamente in occasioni come queste è il segno di un'umanità che c'è e che molto spesso viene sacrificata rispetto ad altri comportamenti e linguaggi che non sono in linea con lo spirito che invece secondo me il tifo deve poter mantenere, custodire, proteggere e promuovere. Tre bare bianche avvolte da sciarpe di decine di squadre di calcio, una città stretta attorno ai suoi figli e il dolore che unisce anche tifoserie storicamente rivali. Una cosa mai vista, ha unito proprio nel cordoglio. Mi dispiace molto, io sono venuta qua, mi medesimo nelle mamme. Commozione anche nelle parole del presidente del Foggia Nicola Canonico. Ogni volta che guarderemo una partita ci ricorderemo di voi. Addio ragazzi, il Foggia non mi dimentica mai. Vite spezzate troppo in fretta, il tragico destino che trasforma una serata di festa in tragedia, lo straziante ultimo saluto sotto la curva nord, la casa di Samuel, Gaetano e Michele per l'ultimo coro prima del volo tra gli angeli.